Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. Oggi parleremo delle tecniche usate da alcuni grandi autori di fantascienza per caratterizzare i personaggi. Lo faremo con casi studio concreti. Puntata è lunga e complessa, se volete la potete scorrere anche cliccando avanti ed indietro nei capitoli che trovate linkati nella descrizione di YouTube. Isaac Asimov, Franchise, Wars of If, agosto 1955. Che tecniche usa Asimov in questo racconto di fantascienza per caratterizzare i personaggi? Ecco, Asimov usa dialoghi tra i personaggi a cui vi include la descrizione del linguaggio non verbale dei personaggi. Inoltre Asimov usa la voce diretta del narratore che entra a pieppare nella narrazione dando brevi descrizioni. Ascoltiamo la prima parte del racconto di Asimov, Franchise, dell'agosto del 1955. Franchise di Isaac Asimov. If Words of Science Fiction dell'agosto del 1955. Linda di 10 anni sembrava l'unica della famiglia che si divertisse a stare sveglia. Norman Mueller la poteva sentire nonostante fosse in uno stato di coma indotto dai farmaci. Un'ora prima Norman era riuscito a dormire solo un'ora, ma quando si era svegliato era più stanco di prima. Linda era vicina al letto di Norman Mueller. Lo agitava dicendo: «Papà, svegliati, papà, svegliati, papà, svegliati!» «Tutto ok?» rispose Norman Mueller, voltandosi a guardare sua figlia Linda. «Papà, è tutto pieno di macchine della polizia e poliziotti qua attorno!» disse Linda. Il giorno stava iniziando, un altro giorno grigio e miserabile della sua vita si stava procedendo al suo inizio. Norman Mueller poteva udire la voce di sua moglie Sara, che era in cucina a preparare la colazione, mentre suo padre Matthew era nel bagno a lavarsi con il lavandino rumoroso. Non c'era ombra di dubbio che l'agente Handley fosse già pronto e stesse aspettando proprio lui, Norman Mueller. Questo era il giorno delle elezioni. Era iniziato come ogni altro anno, tranne per il fatto che quest'anno era l'anno delle elezioni presidenziali, non era un anno peggiore degli altri, si è ricandidato a presidente. I politici parlavano dell'elettorato, del voto elettronico, dell'intelligenza artificiale che avrebbe coordinato e controllato lo svolgimento delle elezioni politiche. La stampa, come le due grandi testate New York Times e St. Louis Post Dispatch, analizzarono con i propri computer i dati dell'economia nazionale e posero in luce i punti di espansione e di crisi economica, mentre i commentatori economici esprimevano la propria opinione sulle felici contraddizioni economiche che c'erano nel paese. La prima botta che quell'anno non era un anno normale la diede Sarah Miller, quando, nella sera del 4 ottobre, esattamente un mese fa, Sarah disse: «Cantwell Johnson ha detto che lo stato dell'Indiana sarà nostro, il primo di quattro». Stamattina Matthew Ortenweiler prese il giornale e rispose con tono laconico: «Non devi starli a sentire, i giornalisti raccontano cazzate, è il loro lavoro raccontare balle alla gente». «Ma l'Indiana è uno stato chiave», commentò Sarah. «Nessuno ha detto che faranno Bloomington e Monroe nell'Indiana?» chiese con un velato tono ironico Matthew. «Beh, ecco», disse Sarah, che non finì il discorso, ma chiese: «Babbo, quest'anno è l'anno delle elezioni del presidente, andrai a votare? Non sarebbe fantastico se andassi a votare?» «Non ne ho la più pallida idea», rispose con una calma olimpica Matthew, mentre continuava a sfogliare svogliatamente il giornale. Al tavolo c'era seduto anche Norman Mueller, che disse: «Sara, quindi dovrei andare a votare anche io?» Norman Mueller aveva un paio di baffi leggermente biondi che stavano iniziando ad imbiancare, ma piacevano tanto a Sara, perché a suo dire quel look dava a Norman un'aria molto distinta ed altolocata. Norman Mueller aveva un lavoro, una moglie, una figlia, ed a parte il fatto che gli anni in cui c'era da votare lo rendevano triste, apatico e demotivato, per il resto Mueller pensava che la vita dovesse andare proprio così. Norman Mueller disse: «Ci sono 200 milioni di persone nel paese che si stanno chiedendo se andranno a votare e non credo che dovremmo stare a preoccuparci più di tanto di questa cosa».
Possono essere eletti solo persone tra i 20 anni e i 60 anni e devono essere sempre uomini. Questo esclude una metà del paese e poi concentra il peso di tutte le persone dello stato dell'Indiana in una persona sola, che sarà quella eletta, disse Sara. Non vorrai mica che io mi metta a correre insieme con un quarto di milione di cittadini. Non mi voglio ritrovare in mezzo ad una marea di stupidi. Basta scianciare, dammi la minestra, disse Norman Miller. Il vecchio Matthew da dietro al giornale commentò sottovoce: dannati stupidi. Spuntò al tavolo la piccola Linda che disse: papà, quest'anno andrai a votare? Norman Miller appoggiò il gomito sul tavolo, poi ruotò la testa sul palmo della propria mano, fingendo di essere stato colpito al volto, facendo una buffa smorfia con la bocca, ma non aggiunse altro a quanto aveva già detto. Il 20 ottobre l'eccitazione di Sara iniziò ad andare alle stelle. Vecchio Matthew Ortenweiler aveva avuto una giornata dura in negozio e aveva poca voglia di parlare quando rientrò a casa. Sara però disse che aveva saputo da Mrs. Schultz che aveva un cugino che lavorava per un membro del congresso e che aveva detto che parecchi soldi per la campagna elettorale presidenziale sarebbero piovuti nell'Indiana. Il presidente Wilders farà anche un comizio ad Indianapolis, disse con enfasi la donna. Se Wilders farà un comizio nell'Indiana vuol dire che il Multivac prenderà l'Arizona, altrimenti non lo seguirebbe come un'ombra, disse Matthew Ortenweiler con l'aria stanca. Sara fece finta di non sentire il commento del suo anziano padre e disse: non capisco perché non assegnano quanto prima lo stato dell'Indiana ad un partito, così chi sarà eliminato potrà rilassarsi nel resto della campagna elettorale. I politici non faranno niente di tutto questo, almeno sino a quando non ce ne saranno così tanti nell'Indiana che potrai trovarli ogni dove, in ogni angolo delle strade a fare i loro comizi, disse il vecchio Matthew. Ma padre, non vai a votare quest'anno? Chiese Sara. Tesoro, disse il vecchio Matthew, io c'ero sin dall'inizio quando settarono e configurarono il Multivac. Questo sistema ha reso inutile avere grandi budget per fare le campagne elettorali. Niente più manifesti, niente cartelloni, niente pubblicità politica o elettorali. Ci sono solo candidati che girano e fanno comizi. Loro manderanno della gente nell'Indiana per tenere conto della legge Hawkins-Smith. E poi loro manderanno altre persone nella California nel caso che dalla California la situazione di Joe Hammer possa diventare cruciale. Quindi, tesoro, dammi retta, levati dal cervello tutta quest'aria fritta elettorale. Io un tempo votavo perché alle elezioni conoscevi il candidato ed era come avrebbe dovuto essere. Nonno, hai davvero votato? Chiese la piccola Linda. Sì, tesoro mio, accadde quando avevo 22 anni. Mi ricordo che votai per Langley. Erano altri tempi, oggi è tutto diverso con il Multivac. Norman Muller si interpose nella conversazione e disse: Linda, tra un po' è il tempo di andare a dormire. Basta far domande sulle votazioni, quando crescerai capirai tutto. Poi l'uomo le diede un grosso bacio sulla fronte e continuò dicendo: puoi restare a vedere la televisione sino alle 21:15, però devi esserti già lavato i denti, altrimenti andrai a letto prima. Le bombe a tempo di J.G. Ballard, Words of If del marzo 1963. Che tecniche usa Ballard in questo racconto di fantascienza per caratterizzare i personaggi? Ecco, Ballard usa i dialoghi tra i personaggi, a cui vi include la descrizione del linguaggio non verbale dei personaggi. Inoltre, Ballard usa la voce diretta del narratore, che entra a piè pari nella narrazione dando brevi descrizioni. Ascoltiamo la prima parte del racconto di Ballard, Le bombe a tempo del marzo del 1963. J.G. Ballard, Le bombe a tempo. If Words of Science Fiction del marzo del 1963. Di solito sulla sera, mentre Traxel e Bridges camminavano nel mare di sabbia marziano, Shipley e il vecchio uomo osservavano le bombe marziane, dei residuati bellici antichi che erano semi-annegati nella terra marziana. Questi artefatti spuntavano come gnomi giganti dalla sabbia, mentre delle piccole lucettine rosse e morenti continuavano sporadicamente a lampeggiare silenziose. La maggioranza delle bombe ad orologeria marziane erano quasi tutte già esplose nell'immenso mare di sabbia,
un centinaio di anni prima, ma ce n'erano rimaste ancora delle altre. A Shipley piaceva guardarle semi-annegate nella sabbia, mentre spuntavano dal terreno, quasi come fossero delle lapide moventi, vestigia di un passato lontano di 10.000 anni prima. Traxel era solitamente il leader dei tombaroli di bombe marziane. Aveva già accennato che con quella sortita serale ci si sarebbe pagato varie cose. Shipley era uno che si lamentava continuamente, era su Marte solo da 3 mesi. Nelle ultime sortite del deserto marziano, il suborbo Tio aveva irritato Traxel e Bridge, tanto che adesso i due lo trattavano con sufficienza. Vecchio uomo, ossia il dottore, era sempre tollerato dal gruppo di tombaroli, essendo l'unico ad avere una grande conoscenza del deserto di sabbia marziano, tanto quanto la palma della sua mano. Mentre semisparse e semisommerse restavano silenti e sporadicamente sparse gli ordigni alieni. Bridge era un tipo simpatico, dall'umor sagace, ma con Traxel non c'era mai momento per rilassarsi. Traxel sembrava un po' una laconica autorità, come quelle che ti interrogavano seriose su questo o quello, in cerca di indizi per inchiodarti alle tue responsabilità. Il lavoro dei quattro bombaroli era quello di estrarre cassette, unità di registrazione aliena, ed inviarle al prezzo di $1 al museo di psicostoria. Stasera troveremo una mega cassetta, disse ridendo Bridge, rivolgendosi a Shipley, mentre Bridge diede un grosso calcio alla sedia per scaramanzia, poi aggiunse: Ragazzo, verrai con noi stasera a caccia di cassette aliene. Fuori dalla tenda mimetica, reticolata in patch desertico, c'erano i ruderi di una specie di palazzo semisommerso nelle dune sabbiose del deserto marziano, che sembravano gradualmente accerchiare e soffocare tutta la struttura silente e semiabbandonata in quella rossastra landa aliena. Traxel disse: Dottore, stasera verrà con noi a caccia di bombe? No, non stanotte, ci andrò per conto mio un'altra volta, rispose il vecchio uomo. Sono circa 20 miglia nel deserto, è corretto? Chiese Traxel. L'uomo vecchio annuì in silenzio. Bridge si tirò sulla zippa il giubbetto e disse: Molto bene. Shipley, ricordati quello che ti ho detto, stanotte troveremo una mega cassetta. Si incamminarono lenti, sparendo oltre le dune. Poi, dopo aver camminato per mezzo miglio, attraversarono un lago di lava solidificata e semisommersa nella sabbia. C'era un vecchio veicolo immobile. Quello era il luogo in cui il dottore e Shipley di solito camminavano tra le tombe giaciglio. C'erano 3 fili di ordigni che spuntavano da un promontorio basaltico e semisabbioso. In modo sporadico, alcuni di questi dispositivi avevano una lucetta rossa che sporadicamente lampeggiava, ma la maggioranza delle tombe erano silenti e prive di lucina rossa. Shipley si fermò davanti a una tomba aliena e pose sopra la mano, poi disse: L'altra volta ho visto che ce ne sono di nuove di queste, sono a circa 20.000 più avanti. Io non so se ce la farò ad arrivarci. Il dottore disse: No, non voglio arrivare sin là. L'altra sera c'è stata una violentissima tempesta di sabbia. Le condizioni meteo avranno coperto parecchie tombe laggiù, complicandoci il lavoro di ricerca. Poi il vecchio sorrise e pensò che Traxel e Shipley non sarebbero mai stati capaci di trovare da soli nemmeno una cassetta. Sarebbe già stato molto se fossero riusciti a non farsi arrestare dall'autorità. Poi il vecchio estrasse un cappello di cotone e incominciò a strofinarlo sulle luci delle tombe per togliere la sabbia. Ogni indicatore era spento e morto. Shipley scosse la testa e disse: Dottore, noi siamo già stati qui. Già la prima volta che arrivai su Marte, ma cosa ci siamo tornati a fare? Per dare un'occhiata, solo per dare un'occhiata, rispose il vecchio uomo mentre con il vestito impolverato si sedeva sul giroscopio a rotaia che era in sosta, mentre Shipley avviò il mezzo che incominciò a scorrere sulle rotaie sommerse nella sabbia. Ogni 50 yard c'era da scendere e pulire le monorotaie che altrimenti sarebbero state sotterrate dalla sabbia. Nonostante questo, si allontanarono dalle dune di sabbia e dal lago basaltico e sassi e polvere, mentre in modo sporadico delle piccole lucette rosse intorno a loro, caoticamente disposte a distanza, lentamente si accendevano sporadicamente, quasi come silenti lucciole rossastre.
Dopo un'ora e mezzo il veicolo si era allontanato dal lago basaltico Pascal e il dottore si rivolse a Shipley con tono amichevole chiedendogli: Shipley, ma perché diavolo sei qua? C'era un tratto di ferrovia senza sabbia e il veicolo era più veloce. Shipley pose il volto fuori dal finestrino, prese un po' d'aria, poi disse: Una volta ho ucciso un uomo, mi hanno curato, ma poi hanno scoperto che avevo sviluppato istinti suicidi. Qui è un posto calmo e silenzioso. Poi, dottore, lei è stato molto gentile con me, mi trovo bene qui. Non ti preoccupare, oggi sono sicuro che troveremo una grandissima cassetta, disse con un largo sorriso al dottore. Shipley, guarda là! Esordì il dottore. Dove? Chiese Shipley, che rallentò la velocità del veicolo mentre procedeva rapido nella piana desertica. Laggiù, a circa 300 yards ad est, laggiù, sull'ombra di quel dirupo, dove quelle grandi dune si sono mosse. Le vedi adesso? Disse il vecchio uomo, indicando con il dito indice la mano fuori dal finestrino. Sì, ho visto, disse Shipley, che poi aggiunse: Sembra che non ci sia mai stato nessuno a far loro visita. Nel frattempo il veicolo si arrestò. Il dottore camminava spedito, ma Shipley, che era sceso dal veicolo dopo di lui, corse in avanti, sorpassò il dottore. C'era un'ampia schiera di bombe a tempo, tutte spuntavano silenziose dalla terra scura, come fossero stati uno spettrale convoglio immobile. Per 10 millenni il mare di sabbia della Vergine, grande 1500 miglia quadrate, si stimava che avrebbe potuto contenere circa 20.000 tombe aliene. Sono una piccolissima parte di queste. Erano state estratte dalla polvere e dalla sabbia dai tombaroli che continuavano a vendere manufatti della 27ª dinastia al Museo di Psicostoria di Taiko per circa 3.000 dollari all'anno. La dinastia più vecchia era la 12ª e mai niente di più vecchio era mai stato trovato dai tombaroli, per i quali il Museo di Taiko prometteva un extra bonus per ogni manufatto più vecchio della 12ª dinastia. Nelle tombe non c'erano ossa polverose, c'erano invece dei cyber architettonici fantasmi. Le loro molecole erano state imbalsamate in cassetti di memoria molecolari con una trascrizione tridimensionale. Un atto di fede nel futuro che un giorno, dalle sabbie e dalle polveri di Marte, si sarebbe stata una ricreazione fisica e tutti sarebbero potuti tornare a vivere. Dopo 5.000 anni, i tentativi di una ricreazione fisica erano stati abbandonati. Le autorità di Marte riconoscevano solo il rispetto che si dava ai defunti, proteggendo le tombe dal saccheggio dei tombaroli. Quando poi giunsero ai coloni, ci si accorse dell'enorme conoscenza storica che era nascosta in mezzo alla sabbia e alla polvere, per cui i musei volevano ricostruire la storia di Marte e le attività di saccheggio, seppur proibite, erano finanziate e riprese con un permanente traffico commerciale di anime dalle tombe ai musei. Dottore, dottore, esordì Shipley, guardi, guardi! L'uomo si buttò in ginocchio, estrasse il coltello e iniziò a scavare tale sabbia, impalpabile di colore argenteo, per estrarre alcune tombe. Poi l'uomo si alzò e iniziò a vagare tra le tombe, scavando a mano e spolverando gentilmente la sabbia con le mani dai silenti artefatti. Il dottore sorrise soddisfatto mentre scalava lentamente la duna di sabbia argentea, che era composta con migliaia di piccolissimi cristalli di roccia lucente. La cupola svettava sopra la sabbia di appena 6 inch, ma lasciava intravedere la parte sottostante. La tomba era perfettamente intatta. Lo stampo di Yancey di Philip K. Dick, Words of If dell'agosto 1955. Che tecniche usa Ballard in questo racconto di fantascienza per caratterizzare i personaggi? Ecco, Dick usa solamente lo show don't tell, in particolar modo usa i dialoghi tra i personaggi, cui vi include la descrizione del linguaggio non verbale degli stessi, appunto dei personaggi. Ascoltiamo la prima parte del racconto di Dick, lo stampo di Yancey dell'agosto del 1955. Lo stampo di Yancey, Philip K. Dick, If Words of Science Fiction dell'agosto del 1955. Leon Sipling sbadigliò, poi spostò con la mano sopra la scrivania le molte carte che erano il suo lavoro.
Probabilmente Leon era l'unico uomo su Callisto che non faceva il proprio lavoro, per cui appena Leon sentì la voce trasmessa per radio del controllore Babson, un istante di panico e disperazione colse Leon Sibling, per cui l'uomo reagì pronto dicendo: «Bab, sono ancora incollato qui alla scrivania, sono pieno di lavoro sin sopra i capelli. Non possiamo vederci da qualche parte, così farei due passi e riprenderei il mio ritmo di lavoro, tornando al mio ufficio». Il volto poco empatico e duro di Babson si materializzò dentro al monitor a muro. Immagini di suono raggiunsero le sinapsi di Leon Sibling mentre Babson disse: «Te la stai prendendo troppo comoda, Sip. Il tuo lavoro dovrà essere ultimato per oggi. Il programma di lavoro reclama i tuoi files, che devono essere pronti per l'ora di cena». Sul monitor di Sibling, in cui c'era il volto di Babson, iniziò a materializzarsi la figura in 3D di John Edward Yancey, con un'inquadratura a tre quarti, intenuta dal lavoro. Sul monitor di Sibling, Babson si voltò verso la sua sinistra per osservare la figura in 3D di John Edward Yancey, che aveva braccia muscolose che uscivano dalla t-shirt bianca sopra la tenuta blu in jeans. Sembrava a tutti gli effetti un uomo di mezza età sulla cinquantina, con pelle e naso abbronzati, un bel sorriso pacioso e ben illuminato, perché quando la foto fu scattata l'uomo era illuminato da una bella giornata di sole sulla Terra. Dietro l'immagine 3D di Yancey c'erano le immagini del suo orto e giardino con fiori, piante, in un grande garage e una casa di plastica. La foto era stata scattata probabilmente in un giorno di mezza estate, in un'ora della giornata piuttosto calda. Sibling indossava le cuffie, osservava il proprio monitor. Yancey, con voce calma ed amichevole, disse: «La cosa più folle che è accaduta a mio figlio più grande, Ralph, l'altra mattina». Sai com'è vero Ralph, dannazione, lui deve essere sempre il più mattiniero in classe, vuole essere sempre il primo a sedersi sul banco di scuola. Beh, insomma, è accaduto che Ralph si è trovato davanti a lui a scuola uno scoiattolo che era seduto prima di lui sul banco di scuola». Il volto di Yancey, il tono di voce, il modo di dire e di gesti erano davvero così reali che Sibling quasi poteva vedere nella sua immaginazione quello che Yancey gli andava raccontando. Insomma, quello scoiattolo stava raccogliendo noci da tempo, da molto tempo, almeno da giugno, per farsi una scorta alimentare per l'inverno venturo. Erano noci, noci grandi così, disse Yancey, mentre con le mani fece un gesto per simulare quanto grandi fossero quelle noci. Ecco, disse Yancey, che poi concluse il suo aneddoto, quello scoiattolo era andato a scuola solo per portarsi via le sue noci, che aveva nascosto da qualche parte. Gli occhi di Yancey da blu divennero grigi, la mascella divenne più squadrata e volitiva, i capelli di Yancey presero un colore più grigio, adesso l'immagine dell'uomo sembrava più matura, più solenne, più volitivo. Un filtro digitale escluse lo sfondo della foto, al suo posto pose quello che... Al suo posto pose l'immagine di una grossa foresta con tanti alberi che docilmente ondeggiavano al vento. È una cosa che fa pensare questa, cioè voglio dire, quel piccolo scoiattolo, come il diavolo faceva a sapere in metà estate che sarebbe venuto l'inverno? Quel piccolo, giovane scoiattolo si stava preparando per l'inverno, che non aveva mai visto, perché quello sarebbe stato il suo primo inverno. Semplicemente se ne stava lì con il suo naso a sniffare per aria. In qualche modo, in piena estate, il piccolo scoiattolo giovane già sapeva che sarebbe venuto l'inverno. Quel piccolo giovane scoiattolo sapeva che l'inverno sarebbe venuto. Il filmato si fermò a questo punto. «Ok, direi che ci siamo, filtra Yancey fuori», disse con tono soddisfatto Babson, che poi aggiunse: «Sibling, hai bisogno di qualcosa? C'è qualcosa che non va? Problemi a casa?» Il volto di Sibling era scuro, con gli occhi che diventavano sempre più piccoli. «No, grazie, è tutto a posto, tranne il fatto che mi sento con l'acqua alla gola», rispose Sibling. Nell'espressione finale del filmato di Yancey, l'ultimo frame che era frizzato nel tempo sulla parola inverno che sarebbe venuto, era tutto nella testa di Sibling, che ancora non l'aveva lavorato in termini di gesti e parole nella sua composizione 3D. «Hai fatto un buon lavoro», disse Babson, che aggiunse: «Adesso prenditi una pausa». Che Sibling fosse con l'acqua alla gola era chiaro a tutti, quelli che stavano nell'ufficio, infatti lo avevano capito, ma solo Sibling ne conosceva la ragione e si tratteneva dall'urlarlo al mondo
dando di matto. Le analisi politiche svolte dal Niplan Computer, l'apparato presso Washington DC, prevedeva che su Callisto la struttura politica si sarebbe mossa verso un pieno totalitarismo. Da Callisto c'era traffico in entrata ed uscita verso Ganimede, con cui si teneva un florido interscambio. Il direttore Kelman chiese all'analista Taverner, che aveva analizzato i risultati del Niplan Computer, come questa transizione sarebbe potuta accadere. Migliaia di modi, rispose Taverner, raid terroristici, prigioni politiche, campi di sterminio, eccetera, tutti gli elementi di una dittatura. Non confondere una società totalitaria con una dittatoriale, esordì Kelman, che aggiunse, un totalitarismo è nelle menti delle persone, quindi si può esprimere nella forma di dittatura, repubblica popolare, un presidente unico eletto, una dittatura religiosa, ad un consiglio religioso. Non conta la forma istituzionale della società totalitaria. Ok, disse Taverner. Taverner, potresti camuffarti da un cittadino di Callisto ed andare a dare un'occhiata di persona? Chiese Kelman. Sì, ma come mi devo camuffare? Chiese Taverner. Non ne ho la più pallida idea, ma in qualsiasi modo si vestano quelli di Callisto, è meglio che ti camuffi in modo accurato, apparendo credibile. Su un volo diretto da Washington DC a Callisto, a bordo c'era Peter Taverner con la moglie e due figli. Prima di entrare a bordo, gli ufficiali di rotta ebbero a fare un attento screening dei passeggeri diretti su Callisto. Taverner aveva la copertura di un imprenditore di metalli non ferrosi che era diretto su Callisto per aprire una succursale. C'era infatti su Callisto un continuo traffico di imprenditori minerari di vario tipo che razzolavano su Callisto e che portavano macchinari per l'estrazione di minerali da Callisto e le sue lune. Taverner porse i documenti, vestito come un classico uomo d'affari della terra. Secondo ufficiale di bordo diede una rapida occhiata ai documenti, poi disse: «Lei è il terzo poliziotto che si imbarca sul nostro volo. Ma che diavolo volete voi da noi che stiamo su Callisto? Continuate a disegnare grafici e previsioni sulla nostra economia. Ma noi di Callisto siamo davvero poi così importanti per voi?» «No, assolutamente», rispose Taverner, che aggiunse, «beh, semplicemente ho un periodo di licenza. Il fatto è che mi devo disintossicare da un problema d'alcolismo. Per questo che la mia famiglia mi segue nella licenza, per avere un pungolo motivazionale a non riprendere a bere. Quello che il nostro sistema informatico automatico ha supposto di lei», disse il secondo ufficiale, che dopo un sorriso ironico aggiunse, «benvenuti su Callisto, divertitevi sulle nostre lune». L'essere di Richard Matheson, Words of If dell'agosto 1954. Che tecniche usa Matheson in questo lungo racconto di fantascienza per caratterizzare i personaggi? Matheson usa in modo massivo lo show don't tell, abusando, a mio avviso, un po' troppo di questa tecnica moderna di scrittura. E Matheson, a mio avviso, finisce per allungare decisamente troppo la broda. Matheson usa lo show don't tell, in particolar modo usa massicciamente i dialoghi tra i personaggi a cui include la descrizione del linguaggio non verbale degli stessi. Ascoltiamo la prima parte del racconto L'essere di Matheson dell'agosto del 1954. Essere Richard Matheson, If Words of Science Fiction dell'agosto del 1954. Era di sabato quel 6 agosto, quando una palla di luce discese nel deserto e la gente che se ne stava a 20 miglia disse che era stato un bolide, perché l'oggetto si era lasciato dietro una scia fosforescente e questo era quanto dovevano dire, tanto per dire qualcosa. Nel silenzioso hovering l'oggetto metallico toccò finalmente terra. Dentro un animale forte con occhi fosforescenti se ne stava silenzioso, raccolto dentro l'oggetto metallico. Con l'oggetto metallico fermo sul terreno, seguì silenzio per molte ore. Poi il buio sparì e spuntò il sole, che illuminò con la sua luce il reale oggetto che se ne stava fermo ed immobile sul terreno. «Santo cielo, è ancora rovente», disse Les, il giovanotto, quando ritrasse rapido e istintivamente il palmo dall'oggetto sferico che era praticamente sul cofano. «È
Solo la tua immaginazione, rispose sorridendo Marian. La ragazza era bionda, portava dei sandali, labbra rosse di rossetto. La giovane era appoggiata al finestrino, quasi cercasse di godersi il fresco che talvolta proveniva dalla finestra, dal finestrino, con qualche colpo di vento. Poi Marian aggiunse: Non può essere caldo, è un cucumber. I due giovani avevano lasciato Los Angeles per andare in auto a New York. Era un lunghissimo viaggio da fare in auto, strade ed autostrade, ma soprattutto ogni mezz'ora c'era da fermarsi per mettere acqua nel radiatore, perché altrimenti si sarebbe scassato tutto. Les sbuffò e disse: Ma come diavolo hai fatto a convincermi a partire da Los Angeles in auto per andare a New York e peraltro con questo rottame, coinvolgendomi anche a passare dalle strade statali rispetto all'usare le superstrade. Uffa, dannazione, fai sempre la solita domanda, disse Marian. Era da ore che i due ragazzi seguivano la strada 66, la statale 66, e agli ultimi 5 incroci i ragazzi avevano sempre tirato dritto senza andare alla ricerca di una deviazione che li riportasse verso un paesino oppure una superstrada. Guarda, c'è un distributore laggiù, disse Marian. Possiamo vedere se hanno dell'acqua, potremmo riempire la nostra tanica per rinfrescare il radiatore. Sì, disse Les con una smorfia sarcastica mentre scuoteva la testa. Poi il giovane aggiunse: E poi faremo benzina, e poi ci faremo mettere una pezza a questo radiatore, e poi ci faremo dire la strada per lasciare questa statale 66 e ritornare su una superstrada. Maledette autostrade, disse sottovoce Marian mentre teneva la testa e il busto fuori dal finestrino guardandosi intorno. La vecchia Ford si fermò alla stazione di servizio, ma non uscì nessuno dalla struttura. Non dirmi che una stazione di servizio abbandonata e deserta, disse Marian. Les uscì dall'auto, chiuse lo sportello e disse: Dio mio, che caldo che fa qui. Non siamo nemmeno a un terzo del viaggio sulla statale 66. Marian uscì dall'auto, chiuse lo sportello, poi ciabattò girando intorno all'auto e raggiunse Les. Les si avvicinò al vetro della stazione di servizio. C'era un calendario con l'anno e il mese e il giorno corretto. C'era un distributore automatico di bibite, ma era impolverato ed aveva l'aria di essere guasto. C'era un tavolo scuro ed un paio di sedie. C'era una lampada a tavolo spenta e non c'era nessuno. Sembra che non ci sia proprio nessuno, disse Les scuotendo la testa. Oh, guarda, Les, disse Marian, finalmente siamo salvi. Speriamo che abbia dell'acqua da bere. Un pick-up dall'aria scassata si stava avvicinando alla stazione di servizio, provenendo ortogonalmente alla statale 66. Il veicolo transitava su una strada di campagna, sterrata e polverosa, alzava parecchia polvere e faceva anche piuttosto rumore. Il furgoncino, che saltellava sulla straducola, andava lentamente, diretto verso la stazione di servizio. Il veicolo si fermò sul lato della stazione di benzina. Scese un uomo sulla trentina, abbronzato con una t-shirt bianca, poco pulita e rappezzata, una tuta jeans da lavoro blu, capelli di color chiaro tagliati molto corti. L'uomo, primo di espressione, chiese: Volete della benzina? Sì, grazie, rispose Les. L'uomo svitò il tappo del carburante della vecchia Ford, mise il manicotto di metallo e chiese: Quanta? Pieno, grazie, rispose Les. Il cofano della Ford era rovente. Les prese un fazzoletto, si fasciò la mano ed aprì il cofano. Una vampata di vapore uscì fuori dal vano motore, come fosse stato un funesto messaggio di fumo bianco emesso dalla meccanica della vecchia Ford T. Avrebbe dell'acqua fresca? Chiese Marian. Certamente, ma non qui, sorrise levemente l'uomo, che poi chiese: Da dove venite? Da Los Angeles per New York, disse Les. Ah, New York, piuttosto vicino, disse ironico l'uomo. Allora non avete acqua fresca da bere? Chiese di nuovo Marian. A casa, mia moglie ne ha, disse l'uomo mentre intascava i contanti che Les gli aveva allungato per aver fatto il piano dell'auto. Se mi seguite con l'auto vi porto a casa mia mentre mia moglie recupera un po' d'acqua fresca da bere. Potete dare un'occhiata anche al mio zoo, disse l'uomo accennando un secondo sorriso. I due giovani in auto seguivano il furgoncino dell'uomo che ripercorreva la scassata strada di campagna. C'era sempre uno zoo dietro ad ogni benzinaio in mezzo al deserto: serpenti, strani insetti, ragni giganti, qualche volpe del deserto. Visto uno zoo casalingo, se ne erano visti tutti, dato che erano più o meno tutti uguali.
Io li odio gli zoc casalinghi, disse Maria. Lo so, disse Les, che poi aggiunse, ma abbiamo bisogno d'acqua. Se non avessimo avuto bisogno d'acqua, non ci saremmo mai ficcati in questa scassatissima strada di campagna, per andare in una dannatissima casa di campagna in mezzo al nulla, in questo deserto sulla statale 66. E poi mi sono anche scordato di chiedergli come diavolo si fa a ritornare sulla superstrada, lasciando la statale 66. Adesso basta andare a zondo per la statale 66, concluse Les con il volto imbronciato, guardando Marian che, incurante di tutto, osservava il panorama del deserto. La casa era di legno scuro, una struttura a due blocchi, tipica delle case di almeno 100 anni prima. Nello zoo ci saranno tigri e leoni, disse ridendo, mentre il giovane si voltò a guardare Marian. Cazzate, disse Marian, che guardava incuriosito la struttura, mettendo la testa fuori dal finestrino della vecchia Fordity. L'uomo saltò fuori dal suo furgoncino, poi disse: prendete pure l'acqua dal pozzo, tutta quella che vi serve. Poi l'uomo, camminando sull'aia polverosa e sabbiosa, entrò dentro casa. Possiamo andare a vedere lo zoo? Chiese Les mentre tirava su un secchio dal pozzo. No, rispose Marian, che se ne stava in piedi imbronciata, appoggiata alla carrozzeria posteriore dell'auto, con le mani conserte sul busto. Ma dai, ormai siamo qui, possiamo dare una sbirciata rapida, lasciargli qualche dollaro. Dopotutto ci ha permesso di prendere tutta l'acqua di cui abbiamo bisogno, e non ci ha chiesto nemmeno un dollaro per l'acqua che io sto prendendo dal suo pozzo, disse Les, che stava riempiendo una delle due taniche metalliche che aveva estratto dal vecchio bagagliaio. Ok, va bene, disse infine la ragazza. Quando Les ebbe finito di riempire le due taniche ed averle riposte nel bagagliaio, i due giovani girarono dietro la casa per sbirciare le gabbie di legno e metallo che erano accatastate un po' qua e là sul terreno sabbioso. Non c'è niente qua, disse Marian, che poi aggiunse: le gabbie sono tutte vuote. Poi la ragazza si fermò e disse: basta, non voglio andare oltre, non voglio vedere come dei poveri animali sono torturati e costretti a stare nelle gabbie, chiusi sotto questo sole cocente. Beh, io invece finirò di dare un'occhiata, disse Les sorridendo. Sono curioso. Oddio, Marian, all'improvviso disse la voce di Les. La ragazza che camminava verso la Fordity si fermò e si voltò. Che diavolo c'è adesso? Chiese Marian. Oddio, Marian, c'è un uomo qui dentro, in questa gabbia, disse inorridito Les. La ragazza corse per vedere, poi si strinse al corpo di Les e rimase inorridita. C'era per davvero un uomo chiuso in una gabbia sotto quel sole cocente. Vi invito a leggere oppure ad ascoltare per intero il racconto di Ballard, Le bombe a tempo del 1963, ponendolo a confronto con il racconto di Matheson dell'agosto del 1954, L'essere. Ecco, sono due ottimi casi studio su cui riflettere. Il tema della riflessione ci porterebbe dritto al podcast Show Don't Tell contro narratore efficiente. Sì, ci ho fatto un podcast avanzato che vi invito a darci un'occhiata per riflettere a fondo sull'uso dello Show Don't Tell. Il link lo trovate in descrizione. Dunque, i due racconti di fantascienza di Ballard e Matheson sono gradevoli ancora oggi per un lettore ed osservatore del XXI secolo. A mio avviso il racconto di Matheson è troppo lungo e la favola è decisamente brodosa, conseguenze inutili che avrebbero potuto essere rappresentate in altro modo. Vi invito a fruire il podcast Fissare un racconto di Richard Matheson, il link lo trovate in descrizione. L'essere di Matheson era un racconto che, a mio avviso, probabilmente era stato pensato dall'autore anche per, eventualmente, poter diventare un film di fantascienza del genere Guerra dei Mondi e Mostri, molto in voga nel 1950. Questo, a mio avviso, spiegherebbe il grande uso che Matheson fa dello Show Don't Tell e di Plot of Action e Plot of Characters, che sono sequenze facili da rappresentare in un testo di regia per un film. Invece, il racconto di Ballard è molto più corto, usa anche il narratore per caratterizzare i personaggi, una tecnica che è però poco compatibile per una conversione cinematografica, che, ecco, immaginatevi che una voce fuori campo potrebbe essere sgradita ai telespettatori. Ma la voce fuori campo del narratore che compare per pochi attimi nel racconto e descrive e focalizza pensieri, ecco, non disturba il lettore.
perché non di rado in pochi paragrafi il narratore riesce ad essere più efficiente di un brodoso show don't tell. Ecco, questo non vuol dire che lo show don't tell non sia una preziosa risorsa, solo che ecco, un racconto in un libro non può basarsi interamente sullo show don't tell, specie se l'oggetto ed il messaggio del racconto del libro sono alcuni speciali tipi di temi. Ti invito di nuovo a visionare il podcast Show Don't Tell contro narratore efficiente, il link lo trovate in descrizione se volete riflettere su questo tema. Ok, per questa lunga, lunghissima puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.